Hiroshi Sugimoto è nato a Tokyo nel 1948. Nel 1970 si laurea alla St. Paul University di Tokyo e successivamente nel 1974 all'Art Center College of Design di Los Angeles. In quello stesso anno si trasferisce a New York, che diventerà la sua sede centrale di lavoro. Nel 1978 la serie Teatri rappresenta una serie di fotografie scattate a vecchi palazzi del cinema americano e di alcuni drive-in. In questa serie di scatti, Sugimoto apre il suo otturatore ed espone il film per l'intera durata del lungometraggio. In questo modo, lo schermo luminescente al centro della composizione fa risaltare i dettagli architettonici e le sedi del teatro, che risultano gli unici soggetti visibili. Nel 1980 inizia ad lavorare su una serie continua di fotografie sugli orizzonti marini, in località di tutto il mondo, utilizzando una vecchia fotocamera di grande formato per fare esposizioni di diversa durata. Le immagini hanno tutte le stesse dimensioni e sono divise esattamente a metà dalla linea dell'orizzonte. Nel corso degli anni, Sugimoto si è cimentato con la serie Architetture, edifici o particolari architettonici che sceglie di isolare dal contesto urbano e dove l'immagine, spesso fuori fuoco, senza alcuna presenza umana, sembra sfumare in un mondo onirico o forse nella visione dell'ultimo uomo rimasto sulla Terra. Profondo conoscitore dell'arte rinascimentale italiana e della ritrattistica di statue europea, nel 1999 realizza una serie di ritratti di statue di cera di Enrico VIII e delle sue mogli. Le sue immagini sono statiche, mirano una sorta di nitore classico a una permanenza rappresentativa e ideologica del tutto inconsuete nel panorama artistico. Per la sua serie di Lighting Fields del 2009, egli abbandona l'uso della macchina fotografica, producendo fotografie utilizzando un generatore Van de Graaff con un'energia pari a 400.000 volt, direzionando la scarica elettrica direttamente sulla pellicola.